La Biblia dice que Mosè parlava al Signore faccia a faccia, come un amico. Così deve essere la preghiera. The dialogue between God and Moses on Mount Sinai was the focus of Pope Francis's homily at Thursday morning Mass. The Bible says that Moses spoke to God face to face as a friend. This, said Pope Francis, is how our prayer must be, free, insistent, with arguments, even rebuking the Lord a little. Moses came down from Mount Sinai invigorated with a better knowledge of the Lord. The Pope said that real prayer takes time and is a grace. He said we should pray to the Lord for this grace of the Holy Spirit, because the Holy Spirit is in every prayer. It is He who prays in us. He makes us change our heart. It is He who teaches us to call God Father. Che le aveva dato la preghiera, riprende il suo lavoro di condurre il popolo verso la terra promessa. Perché la preghiera rinvigorisce. Rinvigorisce. Pope Francis concluded that we must ask the Holy Spirit to teach us to pray as Moses prayed, to negotiate with God, with freedom of spirit, with courage. And may the Holy Spirit, who is always present in our prayer, lead us on this path. Ci sono tre. Perché sempre, in ogni preghiera, c'è lo Spirito Santo. Ma di più, non si può pregare senza lo Spirito Santo. È Lui chi prega in noi, è Lui che ci cambia il cuore, è Lui che ci insegna a dire a Dio Padre. Chiediamo allo Spirito Santo che Lui ci insegni a pregare, sì, come ha pregato Mosè, a negoziare con Dio, con libertà di spirito, con coraggio. Che lo Spirito Santo, che è sempre presente nella nostra preghiera, ci conduca per questa strada.